Buongiorno a tutti, benvenuti a Vox Populi. Oggi siamo a Casaggerola e tra poco tre persone fermate in maniera casuale per le vie del paese risponderanno alla domanda del giorno raccontandoci pregi e difetti. Un difetto è che non fanno tante cose per i ragazzi, secondo me. Ad esempio quest'estate hanno fatto qualcosa, non so, delle feste in cui mettevano tavoli, sedie e facevano tipo la salamelle da mangiare, però in inverno non fanno tante cose. Un pregio è che non saprei, magari stai facendo fatica a trovarlo. Per pregio faccio fatica a trovarlo perché non è che ne ha tantissimi. Poi Casei non è un paese così grande, quindi non abbiamo tante cose. Vabbè, abbiamo un parco che disgraziatamente lo aprono da un periodo all'altro, che magari poi ci sono dei giorni in cui fa caldo e però rimane chiuso, e quindi questa cosa qui non ci fa impazzire. E sinceramente anche gli abitanti, perché quest'estate magari i miei amici passavano in moto davanti questo signore qui che abitava sul palazzo, ho lato dalla finestra a un mio amico, e se passi ancora davanti a casa mia con la moto ti denuncio. E l'altra vecchia che urlava, e prendi il numero di targa così chiamiamo la polizia. Diciamo che le generazioni a confronto non vanno molto d'accordo, diciamo così. Sì, non vanno tanto d'accordo perché qua molte persone sono all'antica e quindi non sono come noi giovani. Non riuscite a trovare un punto comune? No, non ce la facciamo proprio. Alla fine questo pregio non me l'hai detto. Pregi non ce n'è tanti a Casaggerola, quindi non saprei cosa dire. Quindi non ne trovo. La maggior parte sono difetti, secondo me. Però è un bel paese, ci sono delle persone molto belle che conosco, quindi i tuoi amici. I miei amici, infatti. Un difetto che non ci sono negozi. Una per avere un qualcosa deve andare a Boghero, e questo non è giusto. Né scarpe, né questo, non c'è niente. Questo è l'unico difetto che c'ha Casei, che non c'è niente, è un paese morto. Non ci sono più attività commerciali? No. Perché secondo lei? Perché c'è la crisi. Un pregio di Casaggerola? A Casaggerola il pregio che è una zona, un quartiere, diciamo così, bello calmo, che non succede mai niente, comunque calmo. Quindi lei si sente tranquilla in questo paese? Sì, sì, tranquillissima. A girare per le strade? Sì. Non c'è più un c***o, c'ho due fabbriche, tutte e due chiuse, non c'è più niente. Si vive la giornata, alle 7 i bar chiusi, non c'è più niente. Quindi è un paese? Paese morto. Paese morto. Che era industrializzato sto paese. Zuccherificio, Biacor, fornace, c'eravamo del tutto. Ormai non c'è più niente. Riusciamo a trovare almeno un pregio? Pregio che si è riempito pieno di profughi. Il pregio sono i profughi? I profughi. È contento lei? Come dappertutto, io non sicuro. E allora perché pregio? Perché era un problema. Quindi è un difetto. Difetto. Quindi i pregi non riusciamo proprio a trovarne. E pregio non so cosa ti intendi per pregio. Qualcosa di bello. Di bello non c'è niente. Non si fanno i suoi, la gente come tutti i paesi sono uguali. Però non si. Questo è il difetto. Sì, ma non si vive male, qui si sta bene. C'è brava gente. E basta. Già questo è un pregio, quindi i cittadini sono un pregio. Sì, i cittadini sono un pregio, brava gente, c'è tutta brava gente. Però che non si fanno i cavoli loro è il difetto. Ci sono dappertutto quelli lì che non si fanno quelle cose lì.